Eccomi su Artista Dentro per dare la mia opinione per una serie americana. Sono uscite 3 stagioni ed è stata annunciata la quarta stagione. Sto parlando della fantastica signora Maisel. Dopo la sigla. Una serie comedy. Una serie con protagonista una donna, coprotagonista un'altra donna e coprotagonista anche il marito, quindi un uomo. Allora, devo dire che ho guardato, non sapendone nulla, questa serie senza nessun tipo di aspettativa e mi è piaciuta un sacco, lo dico all'inizio, mi è piaciuta un sacco perché me ne sono resa conto quando mi veniva voglia di guardare un altro episodio. Gli episodi durano sui 50 minuti l'uno e mi ricavavo il tempo per guardarli quando ero magari da sola, quando stavo magari non lo so, mangiando, ma mai in momenti di disattenzione perché volevo proprio godermi l'episodio, volevo guardarlo, volevo non perdermi, poi vabbè, diciamo che deformazione professionale a me piace guardare gli attori come muovono il corpo, come lo usano, come usano il volto, le espressioni, gli sguardi, i momenti di silenzio, quindi per me quando guardo, per me guardare un film, una serie, eccetera, 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 anche tutta una parte del cervello che studia quello che sta accadendo. Però avevo voglia e desiderio di andare avanti, era proprio come aprire la finestra e far entrare l'aria caldina, tiepida e frizzantina della primavera e sentirmi bene. Quindi direi che è per me assolutamente promossa, lei, l'attrice protagonista, è veramente molto molto brava. Devo dire che ho riso in tutte le puntate delle 3 serie che sono in onda in questo momento su Amazon Prime, è una serie Amazon Prime. Ho riso forse alle sue battute una barra due volte, quindi non è un tipo di umorismo che mi fa ridere. Mi fa sorridere, lo ascolto volentieri, però non è una serie personalmente che guardo con l'intento di farmi due risate, ecco. La guardo per tutta la storia, l'emancipazione di questa mamma, di questa moglie che decide di seguire quello che è la sua propensione, la sua essenza, a discapito poi di tutto quello che aveva prima e che non avrà probabilmente in futuro. È finita la terza stagione lasciando di stucco gli spettatori e quindi sono rimasta di stucco anch'io e ho detto ok, però a questo punto ci deve essere la quarta perché cioè cosa chi mi segue sa che non spoilero, non dico nulla, rivelo soltanto le mie intuizioni e le mie idee, la mia opinione senza andare a fare una recensione dettagliata e quant'altro. Devo dire che le stagioni sono sempre un excursus, quindi si parte dalla prima e si cresce sempre a livello di interpretazione, di qualità, di storia, incalzante, non è mai banale, monotona. Anche i coprotagonisti, che poi in realtà prima ho detto un coprotagonista, ma tutti quelli che gravitano intorno alla signora Maisel sono coprotagonisti. Io adoro suo padre, sua madre è costruita benissimo, mi piacciono tutti gli attori, mi piace il marito, mi piacciono alcuni momenti che si ripetono qui e là nelle varie stagioni, momenti sportivi. Ora, se non l'avete visto, ma volete vedere questa serie, concentratevi e non perdete l'attenzione quando arrivano questi piccoli momenti nei quali Midge, la signora Maisel,
va alla sua lezione di ginnastica, cioè sono scene divertenti che contestualizzano il periodo. È chiaro che si sta parlando di famiglie bene, famiglie che stanno bene, famiglie che poi hanno qualche scombussolamento, ma è una dimensione comunque benestante, in contrapposizione alla dimensione, allo stato sociale di quella che poi diventerà la sua compagna di lavoro, e anche qui non mi spingo oltre. Ma io te lo super super consiglio, non vedo l'ora di vedere la quarta stagione, e devo dire che ho finito di vedere la seconda, è uscita la terza, ma fino a inizio febbraio non era stata ancora divulgata in versione italiana. C'era la versione in inglese con i sottotitoli. Ma proprio per la mia mania di guardare attentamente, soprattutto quando qualcosa mi piace guardare, non volevo perdere né espressioni eccetera per leggere qualcosa che non capivo, perché ho provato a vederla, ma è un inglese a volte un po' impegnativo, anche perché si parla veloce e mi interessava mantenere il filo del discorso. Essendo una serie, non volevo bruciarmela così. Però se sai benissimo l'inglese, non sei un patito dello studio tecnico recitativo di quello che stai guardando, guardala anche in inglese, ma tanto ormai c'è doppiato in italiano e quindi è tutto molto più facile. Però ho aspettato veramente con impazienza l'uscita della versione in italiano. La fotografia, la regia, il montaggio, la sceneggiatura, chi ha scritto le parti relative ai monologhi comici di Midge, della signora Maisel, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Che dire, fammi sapere se anche tu l'hai guardata, io sono contentissima, l'avrei capito perché mi sento proprio il sorriso mentre ne parlo. Quindi fammi sapere se l'hai vista, se intendi vederla. Devo dire che tra tutte le cose che ho visto, le proposte di Amazon Prime, questa è veramente una delle più valide, e capisco il mega successo che ha avuto e perché hanno deciso di continuare con prossima stagione, e chissà se veramente la quarta sarà l'ultima e conclusiva. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, se non l'hai fatto, iscriviti al canale e parla di Artista Dentro con altre persone, facciamo crescere questa piccola realtà nata veramente da pochissimo, ma per la quale sto veramente dando tantissima energia e positività, perché mi piace un sacco e spero veramente di dare spunti, di dare un supporto, un aiuto con gli altri video, perché lo faccio veramente con piacere e con il cuore. E come dico sempre, live with passion, always. Alla prossima!